allora senza ulteriori indugi darei la parola ad Antonio Nicita. Posso? Va bene? Felice. Ad Antonio Nicita, commissario Agicom, prego. Quanti minuti hai? Direi 10 minuti. 10, tantissimo. Allora, no, perché l'ho chiesto perché metà, permettetemelo, li occupo da docente di politica economica e il resto poi anche, diciamo, legato al ruolo di Agicom. Perché ovviamente, come è stato detto dal primo intervento, e lo sapete benissimo, insomma, il concetto di fiducia e di innovazione sono da sempre descritti come gli elementi fondanti di un sistema economico. In particolare, diciamo, l'elemento su cui poi si è evoluta la teoria economica anche delle istituzioni, e quindi il ruolo della fiducia anche dell'innovazione, fa soprattutto riferimento alla consapevolezza che rispetto al mondo dei mercati perfettamente funzionanti, dove ciascuno di noi ha perfetta informazione di tutto, nella realtà esistono degli elementi che si chiamano di informazione incompleta, cioè nel senso ciascuno di noi con la propria dotazione di conoscenza, di cultura, si muove in un mondo, fa delle scelte, scambia dei beni, produce dei beni, si confronta con la propria comunità, ma sempre, diciamo, dal suo punto di vista, cioè dal suo orizzonte di conoscenze e di osservazione. Questo fa sì, ed è da lì che nasce la questione della fiducia come valore economico. Ci sono proprio dei papers ormai datati che parlano di fiducia come bene economico, e la fiducia nasce come bene economico proprio perché in presenza di un mondo di informazioni incomplete è necessaria la delega. Quindi la fiducia si pone tutte le volte che abbiamo un problema di delega, cioè abbiamo un problema di delega perché non riusciamo da soli ad avere piena consapevolezza, piena informazione di tutte le relazioni che avvengono nella società. E quindi il tema fondamentale è quale deve essere questo tipo di delega, che appunto è il rapporto fiduciario. Questa delega può essere di diversi tipi. C'è una delega cosiddetta di mercato, nel quale l'elemento fondamentale e quindi l'altra faccia della delega è il concetto della reputazione, che è strettamente collegato al concetto di fiducia e che fa riferimento alla circostanza che in un contesto di mercato la sanzione per la fiducia tradita è esattamente quella di costruire una reputazione negativa, come attraverso la disciplina di mercato, cioè la sanzione che io do in una relazione di mercato non ripetendo più un certo scambio, ovvero utilizzando word of mouth, quindi elementi reputazionali con la mia comunità con la quale sono connesso, e quindi, diciamo, la disciplina di mercato in questo modo può risolvere un problema di mancata fiducia. Ma non c'è solo il mercato, c'è la delega anche con rapporti di gerarchia, e per questo nascono le istituzioni che nascono dal punto di vista della teoria economica in modo più o meno formale, più o meno strutturato, in funzione dei cosiddetti costi delle transazioni. E quindi anche la nascita dello Stato, delle collettività, di regole formali e informali viene proprio visto come soluzione ad un problema di delega e di fiducia. Dove sta il problema? Il problema sta nel cambiamento. Se noi fossimo in una società che non cambia, non avremmo tanto il problema di discutere questi temi oggi, perché le istituzioni, e lo dice la stessa parola, nascono per restare lì, nascono per avere una loro stabilità. Il problema è che cosa succede quando invece ci sono impulsi verso il cambiamento. Anche il cambiamento è funzione della delega, anche il cambiamento è funzione di fiducia, perché in un mondo completo nel quale già conosciamo tutto e tutte le possibili evoluzioni future, la questione del cambiamento non si pone, perché ci muoveremmo già automaticamente subito nella frontiera del migliore dei mondi possibili. Questo lo dico perché la teoria economica si è evoluta trattando in modo molto lento la questione della fiducia nella creazione delle istituzioni, perché è partita dall'assunzione di modelli economici in cui il mercato era uno strumento già in grado di risolvere e prevedere tutto, proprio dei mercati ben funzionanti. Scoprendo che i mercati non funzionano bene, hanno bisogno di regole e di istituzioni, si pone il problema del giusto equilibrio di quanta fiducia è necessaria, di come realizzarla, di quanto questa fiducia può trasformarsi in un'innovazione positiva. La rivoluzione digitale cosa ha di caratteristico? È quello di creare un mondo che assomiglia sempre di più ai mercati perfetti che hanno immaginato gli economisti all'inizio del Novecento, cioè un mondo nel quale è possibile accedere all'informazione, l'informazione è sempre più diffusa
È possibile, come dire, ridurre i costi di search per trovare le informazioni di cui si ha bisogno, è possibile trovare informazioni anche di commenti, e quindi la famosa disciplina di mercato, di esperienze di altri che si possono realizzare, quindi diciamo per certi versi è un mondo che sembrerebbe aver meno bisogno di delega e quindi in qualche modo un meccanismo che può generare fiducia ma che potrebbe anche non avere bisogno di tutta questa fiducia proprio perché alimentano, cioè perché è facile, è più facile realizzare scambi, è più facile trovare informazioni. In realtà non è così perché questo mondo nel quale noi entriamo ha troppe informazioni, è un mondo che ha fin troppi elementi di scambio, ha fin troppo elementi di disturbo, quindi siamo passati da un mondo nel quale l'assenza di informazione completa genera la necessità di delega, un mondo nel quale l'eccesso di informazioni non calibrate genera lo stesso problema di delega e di mediazione delle informazioni. Quindi il tema della fiducia oggi si pone per le stesse ragioni, ma in qualche modo opposte, che si ponevano in un mondo non digitalizzato. Abbiamo troppe informazioni, abbiamo bisogno di, come dire, di mediarle, di interpretarle. Allora, da questo punto di vista mi piace molto il riferimento che è stato fatto alla prossimità, perché tutti gli studi economici sulla fiducia poi finiscono su che cosa? Sul ruolo centrale delle relazioni del capitale umano, e cioè quanto il capitale umano e il capitale sociale siano fondamentali per lo sviluppo di relazioni di fiducia, tant'è che c'è una relazione molto forte, una correlazione molto forte che viene trovata dagli studi empirici tra i gradi di prossimità, di localizzazione dei rapporti e quindi di verifica tra soggetti che non sono anonimi come quelli di mercato ma che si conoscono l'un l'altro e sviluppo di fiducia. Quindi quanto più ci sono relazioni di prossimità, quanto più è facile sviluppare rapporti di fiducia. E quindi abbiamo nel mondo digitalizzato un po' questo paradosso da risolvere, cioè che i rapporti di prossimità si sono sviluppati anche se non sono, come dire, fisicamente vicini, ma c'è una vicinanza digitale sempre crescente, ma dall'altra parte c'è un problema, come dire, di fiducia che si deve generare. E qui mi sposto sempre di più verso il lato istituzionale, cioè verso il lato delle regole. È chiaro che questo mondo digitale non può essere imbrigliato, come dire, nelle regole che abbiamo scritto, trovato e risolto per i mondi pre, cioè, lo dico così, per un mondo analogico, cioè per un mondo nel quale il rapporto di comunicazione era uno molti, non c'era interattività, non c'era scambio, non c'era il protagonismo di chi fruisce le informazioni nell'essere egli stesso o è la stessa, diciamo, generatrice di informazioni e parte di un mondo di dati che si autoalimenta. E quindi questo deve porci il problema da una parte di aggiornare le regole che sono datate anche per quello che riguarda un'autorità di garanzia nelle comunicazioni che è stata pensata per i mezzi di comunicazione tradizionali e abbiamo difficoltà, come dire, a volte con uno strumento di capire se stiamo parlando di uno strumento interpretabile nel mondo telefonico o se invece va interpretato nel mondo televisivo, perché le nostre regole questi due mondi hanno presente, ovviamente invece siamo già oltre, e quindi c'è un problema di adattamento delle regole e c'è un problema però anche di alleggerimento delle regole, perché in un mondo che cambia così in fretta anche la regolazione deve avere in se stessa dei meccanismi di verifica per cambiare, proprio per evitare di creare il paradosso opposto, cioè di creare meccanismi che non sviluppano fiducia, che non sviluppano innovazione. Questo significa, dal mio punto di vista, che in tutto questo mondo digitale occorre evitare che le forme di innovazione da una parte siano inibite da regole pensate per altri mondi, ma dall'altra parte che possano creare endogenamente posizioni dominanti su nuovi mercati proprio perché non si hanno le regole necessarie per aggredirli. Uno dei temi fondamentali del mondo digitale è quello dell'interoperabilità tra le piattaforme, di creare dei meccanismi per cui i vari sistemi possano comunicare e ci possa essere sempre maggiore innovazione. L'autorità cosa sta cercando di fare? Diciamo, un punto è quello di semplificare tutta la normativa nostra, cioè prodotta dalle autorità esistenti. L'altro sta cercando di più possibile di creare un meccanismo per rendere veramente open data tutti i dati che arrivano, fatti salvi, tutti i requisiti di privacy e quant'altro. Terzo, stiamo creando proprio una nuova diciamo, direzione che si occupa proprio di questi temi, che infatti è stata una direzione per la quale è stato difficile trovare un titolo, perché
reti digitali, sviluppo delle reti digitali, sviluppo digitale. A un certo punto sembrava una rete che si occupasse di sviluppare le foto, diciamo così, in formato digitale. Ma insomma, il concetto era fare qualche cosa per far sì che la regolazione accompagni i processi di innovazione anziché inibirli. Uno dei punti, e concludo, secondo me di grande interessante riflessione per la fiducia è il rapporto società digitale e esperienze di prossimità sociale nei social network. Questo è un elemento fondamentale perché da una parte anche qui abbiamo due tensioni, cioè la creazione di network sociali di prossimità virtuali e quindi apertura al confronto, alla conoscenza, all'interscambio, ai rapporti di fiducia, dall'altra parte invece forme, in alcuni casi studiate e rilevate, anche empiricamente di autosegregazione digitale. Cioè, proprio perché il mondo, come dicevo prima, digitale è un mondo complesso dal punto di vista delle informazioni, ci può essere la tendenza, come dire, non alla ricerca, lasciatemelo dire in un termine un po' tecnico, una tendenza non falsificazionista ma verificazionista, che significa le tesi falsificazioniste nella, diciamo, nella teoria delle scienze sociali e naturali implica che io ho una idea del mondo e vado a cercare, basta trovare uno o due elementi che verificano la mia teoria, allora la mia teoria è verificazionista, cioè parto da un assunto, cerco nella realtà delle conferme, me ne bastano alcune per confermare, diciamo, il mio a priori. Quella falsificazionista di Popper sostiene che invece io ho una mia tesi scientifica, vabbè, comunque una mia convinzione, mettiamola così, nella mia testa, basta che trovo una controprova nel mondo per cui rimetto in discussione il mio principio. Ecco, nella complessità delle informazioni, se avviene una tendenza di tipo falsificazionista, allora il mondo dei social network è un mondo in cui ci si apre alla conoscenza e all'esperienza dell'altro e quindi rapporti di fiducia. Se è di tipo verificazionista può essere di autosegregazione, cioè vado a cercare in quel mondo solo le conferme ai miei a priori. Sono stati fatti degli studi in America su questo che hanno dato dei risultati diversi, in particolare sulla libertà di stampa online, cioè per capire se effettivamente la fruizione online di mezzi di informazione viene fatta andando a cercare notizie in contraddizione fra di loro o soltanto le notizie che confermano, o se vado a cercare gli amici che la pensano esattamente come me. E allora, diciamo, questo pone un problema che non è un problema di tipo regolatorio, ma un problema sulla fiducia e sull'innovazione, sulla clusterizzazione e sulla prossimità della fiducia, perché pone la questione rilevante, secondo me, tra fiducia e diversità, cioè se la fiducia è la conferma di piccoli gruppi che si autoalimentano o se invece è una fiducia nei confronti dello straniero, cioè di colui che ancora non si conosce. E da questo punto di vista, sui temi, perché poi c'è l'altro tema rilevante dell'hate speech, cioè di tutta una questione che distruggono la fiducia, c'è uno studio fatto dal professor, mio collega, professor Sabatini, che dimostrerebbe che in realtà alcuni studi che ha fatto lui su Facebook dimostrerebbero che Facebook può essere un elemento endogeno per alcuni studi e rilevazione che lui ha fatto incrociando alcuni gruppi, diciamo, di amici con un database di Facebook, potrebbe anche realizzare meccanismi di sfiducia, cioè lui dimostra che alcune relazioni alimentano la sfiducia anziché crearla. Allora questo è un tema che va messo, secondo me, sul tavolo. Non è un tema, noi abbiamo avviato un osservatorio diciamo sui problemi delle speech nei social network, ovviamente lì l'autorità non ha ruoli precisi, ha offerto un tavolo agli operatori per forme di autoregolamentazione, e crediamo che quella possa essere una strada interessante anche per discutere, diciamo, di questi temi. Bene. Grazie.